nazionale delle 10 ginnaste della squadra nazionale di ginnastica ritmica, quindi da Fabriano è andata ad Desio, si è trasferita ad Desio e lì vive all'Accademia Internazionale. Insieme alle farfalle. Insieme alle farfalle. Quindi anche per lei ritornare in pedana da individualista con poco tempo per allenarsi non è sicuramente cosa facile. No. Un esercizio veramente pieno di difficoltà d'attrezzo e sicuramente ha un ottimo maneggio Talisa, e una sola piccola sporcatura all'inizio, una piccola perdita e poi qualche difficoltà forse non portata perfettamente al termine. Glielo perdoniamo assolutamente, a Talisa queste piccole imperfezioni. Insomma, non è facile tornare a galleggiare a livello individuale quando per tanto tempo hai a che fare, ma anche banalmente i lanci sono differenti tra un lancio individuale e un lancio di squadra. Quindi questo sicuramente. Poi tarare la forza. Ecco, anche. E poi anche, oltretutto, guarda, più di tutto credo che sia una questione psicologica. Quando tu dividi la stessa metratura, perché è sempre 13x13, con altre quattro persone o da sola, è psicologicamente diverso, perché quando sei in squadra sì, devi pensare per te perché tu devi fare bene, ma nella realtà devi sempre avere presente il concetto che dal tuo lavoro dipendono anche le altre quattro e che tu dipendi dal lavoro delle altre quattro, mentre quando sei in individuale tu dipendi da te stessa e quindi la cosa fatta bene o la cosa sbagliata è comunque sempre unica tua responsabilità. Quindi io credo che più ancora, sicuramente la tecnica è certo uno scambio che lo devi mandare a 6 metri, non è come un lancio che devi fare a te stessa, su questo non c'è ombra di dubbio, ma credo che più forte di tutto sia proprio il fattore psicologico di come si affronta la pedana. Sei indipendente o dipendente, ma nella realtà interdipendente dalle tue compagne di squadra. Intanto un'esibizione delle atlete dell'Eurogimnica di Torino, che si chiamano Stacchetti, possiamo chiamarli così. Possiamo chiamarli Stacchetti, che permettono al pubblico di non, fra virgolette, annoiarsi mentre si aspetta che venga emesso il punteggio, ma anche alla giuria di lavorare con la dovuta serenità che non viene dettata dal tempo stringente, ma dal poter giudicare con serenità. Ecco le carte che stanno girando, cerchiamo di capire. Vince la sfida alle clavette Alexandra a Giurgiuculese con 23.950, quindi 3 punti per la società udinese, 21.950 invece il